Lia, io partirei da quella che è la tua attività, da quella che è la tua arte molto particolare, molto interessante, anche perché è legata a un altrettanto importante evento che si tiene in Piemonte. Partiamo da te, Lia. Allora, io mi occupo di arte contemporanea, praticamente utilizzo vari materiali per raccontare qualcosa che succede in natura. Progetti come Vita Liquida, Global Warming, piuttosto che le supernove, sono dei lavori che attraverso la ricerca, attraverso della collaborazione con dei professionisti, appunto astrofisici, biologi, marini, eccetera, ingegneri, voglio raccontare che cosa succede nel mondo a livello di ambiente e di conseguenza trasmetterlo in un'opera d'arte. Ecco, sì, hai toccato due parole chiave molto importanti. Uno, vabbè, il global warming e l'ambiente, ma proprio il global warming è il riscaldamento globale, lo traduciamo, visto che in questi giorni si parla di nuovo molto di Greta, dei ragazzi di Greta, dell'ambiente, del suo discorso alle Nazioni Unite. Siamo più che mai di attualità anche, come se avrete seguito le nostre edizioni qui in Piemonte con iniziative che riguardano anche la regione. Ma poi, il convegno di astrofisica che si tiene nelle Langhe e dove ci dicevi, ci anticipavi, è protagonista la tua grande arte. La mia opera che ho realizzato, appunto, che si intitola Supernove, l'ho realizzata per un'occasione speciale, invitata dalla Galleria Colossi di Brescia l'anno scorso per celebrare il cinquantennale dell'allunaggio che avveniva quest'anno a Certo. luglio, il 20 luglio. Ecco. Per questa ragione ho chiesto ad un'astrofisica, la dottoressa Claudia Travaglio, per passarmi della documentazione per poter studiare appunto questo fenomeno che cosa succede quando c'è un'esplosione di stelle, di una stella nell'universo. Lei mi ha messo a disposizione tutto il materiale, tutto quanto necessario. In questa occasione mi sono appassionata più che altro delle polvere di stelle, cioè cosa succede nel momento in cui c'è questa fusione per colpa del calore e nel momento in cui viene fuori l'esplosione, oltre di essere un'illuminescenza fortissima, anche butta fuori degli elementi chimici importanti, per esempio l'oro. L'oro è uno degli elementi che Loro. viene fuori. Tutto questo ho cercato di tradurlo in un'opera in cui abbia un impatto visivo molto forte. Per esempio, ho scelto un broccato di seta, quindi un materiale naturale, con dei fili d'oro in rilievo proprio per dare questa irregolarità. E ricordiamo anche l'importanza di questo convegno, la location straordinaria anche di questo Sì, convegno e delle loro tue hanno opere. scelto questa location sul territorio che è Boscaretto Resort Hotel nelle Langhe, e lì Bellissimo. faranno proprio un dibattito su cosa succede specificamente sulle supernove. Noi abbiamo, diciamo, la capitale italiana della fisica che è Erice, posto meraviglioso in Sicilia, e qui si parlerà di astrofisica a livello internazionale con le opere di Lia Pascaniuk, in un posto meraviglioso come naturalmente le nostre Langhe, naturalmente. Tutti invitati a partecipare. Grazie Lia Pascaniuk, in bocca al lupo, a questo punto invitiamo tutti a Grazie. visitare, anche a scoprire la tua visual art. Grazie.